Io per la partecipazione e per l'interesse, diciamo, che state mostrando verso questa iniziativa, il mio intervento serve ad inquadrare, diciamo, il programma quadro di sperimentazione e cerca di dare le prime nozioni, diciamo, per prepararci, dico prepararci, quindi sia il Dipartimento che tutti gli enti, alla predisposizione delle proposte di intervento di servizio civile e ambientale. Allora, nell'introduzione sia il consigliere Sestini che poi De Giorgi hanno proprio fatto riferimento al protocollo d'intesa e quindi non ritorno del 6 agosto 2021 tra il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro della Transizione ecologica. Effettivamente un protocollo d'intesa che, diciamo, avvia un'importante collaborazione sul tema dell'ambiente. Sestini, il consigliere Sestini ha ampiamente, insomma, descritto qual è lo spirito proprio con il quale si vuole lavorare e comunque il consigliere De Giorgi ha fatto proprio un intervento mirato alle modalità anche opportune per il coinvolgimento giovanile sul tema. Ecco, quali sono, diciamo, fondamentalmente le finalità del programma quadro che nasce quindi in attuazione di quel protocollo d'intesa? La prima finalità è quella proprio di preparare i giovani ad affrontare queste sfide ambientali. E la rivoluzione verde, la transizione ecologica sono un'opportunità possono essere lette come un'opportunità dalle nuove generazioni e quindi, diciamo, la sfida ambientale va colta proprio, può essere colta dai giovani come un'opportunità di far sviluppare di sviluppo delle proprie competenze. Le competenze verdi, utili ovviamente nel prossimo futuro, ma utili anche ai ragazzi stessi per migliorare l'occupabilità, la propria occupabilità e quindi nell'ambito proprio del nuovo sviluppo economico che il paese si accinge ad avere. Quindi la finalità del programma quadro è sicuramente quella di affrontare la sfida ambientale, ma di, diciamo, iniziare un percorso di sviluppo delle competenze verdi per tutti i ragazzi e i giovani che parteciperanno. E quindi la formazione, quindi formazione dei giovani e formazione dei giovani in ambito ovviamente ambientale, in ambito verde, in ambito green, e anche e soprattutto delle donne, delle giovani donne e quindi, diciamo, implicitamente stiamo parlando di una finalità volta ad avvicinare anche le ragazze alle discipline STEM e alle discipline STEM. Voi sapete, diciamo, del poco coinvolgimento delle ragazze su queste discipline. Ecco, in questo sviluppo di servizio civile, noi vediamo anche una possibilità di avvicinare le ragazze a discipline come appunto la matematica, le tecnologie, le scienze in genere. Altra finalità importante che sta dietro allo sviluppo del programma quadro è quello di fornire degli elementi per raggiungere una maggiore consapevolezza dei temi ambientali. Ecco, la tutela dell'ambiente passa anche attraverso un percorso come dire, di piena consapevolezza dei rischi e delle opportunità e le nuove generazioni su questo possono essere sicuramente un motore, un volano teso proprio a promuovere, partecipare attivamente. E quindi la consapevolezza dei giovani è qualcosa su questi temi, è qualcosa di veramente, può essere qualcosa di significativo per dare supporto alla transizione, al percorso di transizione. Ancora, sulle finalità del programma quadro sono importanti perché entrare dentro queste finalità significa poi avere la capacità di progettare, cioè di proporre delle proposte che siano fortemente allineate con lo spirito dell'iniziativa che stiamo presentando. Ecco, l'impiego dei giovani potrà essere rivolto anche all'attività quindi di educazione, educazione ambientale e educazione allo sviluppo sostenibile.
quindi percorsi di formazione nelle scuole, percorsi di diffusione di conoscenze, buone pratiche, presentazioni di buone pratiche finalizzate a ottenere comportamenti, ad avere comportamenti virtuosi, stili di vita sostenibili. Ecco, tutto questo ambiente educativo potrà essere, diciamo, sviluppato nell'ambito dei progetti che eventualmente presenterete, perché sono tra le finalità del programma quadro. E, ovviamente anche attività e organizzazione di ragazzi nell'impiego di attività di difesa attiva dell'ambiente, ovviamente. E diffusione di modelli di produzione e di consumo sostenibile. Abbiamo, diciamo, ipotizzato anche dei filoni che possano far riferimento alla sostenibilità alimentare, alla lotta agli sprechi alimentari. Sono tutte finalità che abbiamo inserito nel programma quadro e che quindi vi troverete avete l'opportunità di sviluppare nell'ambito proprio del percorso di progettazione che potrete eventualmente fare per poter partecipare all'avviso che andremo a pubblicare. Un'altra finalità importante è la cooperazione allo sviluppo. Ecco, il tema è quello di sostenere il coinvolgimento dei giovani anche alla cooperazione, allo sviluppo sostenibile, quindi alla cooperazione ambientale e a diffondere questo approccio consapevole alla sostenibilità. E quindi anche a una interconnessione tra i temi dello sviluppo ambientale e i temi dello sviluppo economico e anche dello sviluppo sociale. Siamo nel pieno dello spirito, come ci ricordava il consigliere Del Giorgi, dello spirito del servizio civile, quindi siamo comunque nell'ambito di un coinvolgimento giovanile per un potenziamento della propria consapevolezza come cittadini attivi e qui si sta quindi ci inseriamo in un contesto in cui la consapevolezza è proprio sui temi dell'ambiente, sui temi della transizione ecologica. Quindi queste sono le finalità del programma quadro che abbiamo effettivamente quindi definito in attuazione del protocollo, diciamo, tra i ministeri. Nel momento in cui voi iniziate un percorso proprio di progettazione della vostra iniziativa, sarete invitati a presentare un programma di intervento, quindi un vostro programma di intervento, che dovrà far quindi stretto riferimento agli obiettivi, alle finalità, non agli obiettivi, alle finalità che vi ho appena descritto e che sono quindi quelle del programma quadro generale. Quindi gli enti che decideranno di proporre interventi di servizio civile faranno proprie le finalità generali del programma quadro e avranno però l'opportunità di svilupparli in progetti da inserire eventualmente in propri territori o da sviluppare proprio su tematiche specifiche. Quindi i programmi di intervento specifici di tutti gli enti saranno costituiti da un insieme di progetti che di fatto andranno a sviluppare le finalità che vi ho descritto precedentemente, che troverete comunque ben descritte poi sul testo, sul programma quadro. Chi potrà presentare programmi di intervento? Voi sapete che il servizio civile si avvale di un album, quindi gli enti che potranno presentare iniziative e quindi proposte di servizio civile ambientale, sono quelli iscritti all'albo di servizio civile. Quindi praticamente sono programmi quindi a titolarità di enti iscritti al servizio civile. Qui in questa slide abbiamo riportato, ecco, il numero di ad oggi, no? Al 18-11, il numero di enti titolari di accreditamento, attualmente 428. Poi abbiamo una rete di enti di accoglienza costituita al momento da 13.720 enti di accoglienza su tutto il territorio nazionale.
Molti di questi enti sono presenti anche oggi e hanno una specificità nell'ambiente. Ora, lo sforzo che si intende dare è quello di stimolare tutti gli enti di accoglienza e enti titolari diciamo, ad un impegno sul tema della transizione ecologica, quindi uscire da uno schema che comunque nel servizio civile c'è sempre stato di tutela ambientale, diciamo, classica, e spostarsi verso delle finalità che, ecco, abbraccino la tematica del green e della transizione ecologica proprio con lo spirito, diciamo, cogliendo lo spirito, che ci suggerivano in apertura il consigliere Sestini e il consigliere De Giorgi e che poi sono stati declinati nel programma quadro che vi ho, illustrato. I progetti che voi inserirete, che poi avrete la possibilità di inserire quindi nel vostro programma di intervento, potranno sviluppare, le abbiamo un po' classificate nella maniera che vi mostro in questa slide, due tipologie di attività essenzialmente. La tipologia 1 di attività, diciamo, fa riferimento a dei progetti che sono, per la preservazione dei beni ambientali. Quindi potranno avere attività proprio proprie, finalità proprie di preservazione, dei beni ambientali. Un'altra attività inseribile che fa riferimento alla tipologia 1 è quella proprio della promozione di modelli di sviluppo sostenibili e quindi su questo tema, qualora, non ci fossero delle competenze sul sistema che voi già avete come enti titolari o come enti di accoglienza, c'è l'opportunità che va colta e da qui in poi insomma ne parleremo anche in modo diffuso nella seconda parte di questo webinar, di aprire delle collaborazioni con associazioni che siano effettivamente riconosciute nell'ambito diciamo, delle organizzazioni di protezione ambientale. Quindi questa tipologia 1 di attività si riferisce proprio a la preservazione dei beni ambientali e la promozione di modelli di sviluppo sostenibile. Un altro filone di attività che può essere sviluppato all'interno dei vostri progetti è quello della realizzazione dei servizi invece di educazione ambientale. Qui la finalità del programma è anche questa chiara, del programma quadro è chiara, è quella di sviluppare attività rivolte a scuole, rivolte a visitatori di aree protette, a comunità tutta, quindi iniziativa di educazione che può essere rivolta a particolari categorie di persone o anche svantaggiate eventualmente. O anche, diciamo, a ragazzi in età scolare o a stakeholder di varia natura. Ecco, su questo ci preciserete come al solito il contesto di riferimento, lo andrete a descrivere e sono attività di educazione ambientale che mirate a far crescere la sensibilità su questi temi quindi rivolte a terzi per, diciamo, come dire, seminare una sensibilità che attualmente, insomma, diciamo, è largamente diffusa, ma diciamo, non trova a fatica degli spazi proprio dedicati. Ecco, i ragazzi saranno operatori volontari, saranno, come dire, dei veicolatori di queste nozioni, ma anche di questa consapevolezza e attenzione da rivolgere all'ambiente. Le tipologie 1 e 2 potrete svilupparle entrambi o una o l'altra, ecco, a seconda di come costruirete i vostri progetti. Quindi vado ancora a specificare, quindi un programma di intervento che viene personalizzato ma che ha come finalità proprie quelle già elencate nel programma quadro che abbiamo già individuato come in attuazione del protocollo e uno sviluppo però di attività che siano del genere che vi ho mostrato, cioè siano effettivamente o della tipologia 1 o della tipologia 2 o eventualmente uno sviluppo, diciamo, compiuto su entrambi i temi. Gli obiettivi, quindi finalità, ne abbiamo parlato ampiamente. Gli obiettivi che diciamo andiamo a perseguire sono quelli che riguardano l'Agenda 2030 e in particolare ve li vado a mostrare, li abbiamo selezionati. Certo, sullo sfondo voi sapete che
l'agenda per lo sviluppo sostenibile, soprattutto sul tema dell'ambiente, diciamo, è comunque, come dire, raccoglie tutti gli obiettivi perseguibili. Ne abbiamo scelti alcuni per rafforzare e sensibilizzare, quindi con un ordine di priorità rispetto, diciamo, proprio alle attività che andranno poi a essere sviluppate nei progetti. Li ricordava il consigliere Sestini in apertura, l'obiettivo 2, quindi porre fine alla fame, quindi raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile. E da questo punto di vista ho cercato anche di, diciamo, come dire, darvi uno spunto per quanto riguarda il tipo di attività, no? Lo spreco alimentare, la lotta allo spreco alimentare, alla malnutrizione, insomma, diciamo, possono essere degli spunti per attività sviluppabili all'interno dei progetti. L'obiettivo 4, quindi fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, un'opportunità di apprendimento per tutti. L'obiettivo 11, quindi rendere la città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. L'obiettivo 12, garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. L'obiettivo 13, promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il cambiamento climatico. L'obiettivo 15, proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre. Ecco, questi sono gli obiettivi a cui è agganciato, specifici a cui è agganciato chiaramente il programma quadro, che potranno essere richiamati dal vostro programma di azione. Gli ambiti invece, gli ambiti di azione, ecco, gli ambiti di azione sono le azioni del programma quadro e ovviamente si inseriscono nella tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli di sviluppo sostenibile di consumo e sviluppo, modelli sostenibili di consumo e di sviluppo. In realtà, per quanto riguarda la vostra azione, voi siete enti che vi inserite, faccio riferimento all'albo di servizio civile, in diversi settori e in diverse aree di intervento. Quindi voi potete, ovviamente far riferimento ai settori, alle aree di intervento più adatte, no? Da una parte, conciliando le esigenze del programma di intervento specifico, chiaramente, e dei vostri progetti con anche le finalità vostre proprie a livello di ente di servizio civile, chiaramente. Quindi tutte ammesse. Vado a dare dei criteri su questo con un po' d'attenzione. Ciascun ente potrà presentare un programma di intervento e questo ve lo vado a motivare. Vogliamo dare una massima inclusione, chiaramente consentire una massima partecipazione, quindi allargare la platea degli enti che possano partecipare a questa sperimentazione. Quindi questo è un protocollo teso a sostenere una sperimentazione nell'ambito del servizio proprio civile sul tema ambientale. Quindi anche in caso di coprogrammazione o coprogettazione, voi sapete che potete avvalervi dell'opportunità di coprogrammare, quindi diciamo programmi stesi a due mani, no? Cioè elaborati a due mani tra due enti titolari, o coprogettare e quindi programmi, progetti che siano effettivamente sempre, diciamo, sviluppati da due enti titolari. Abbiamo dato anche dei limiti rispetto al numero di volontari che voi potete, diciamo, richiedere nelle vostre iniziative, nei vostri programmi, nei vostri progetti. L'intento è sempre quello di diffondere al massimo, quindi questa pratica e di quindi sostenere una sperimentazione, fatemi dire, molto inclusiva, che quindi, insomma, possa darci degli elementi dagli elementi per una successiva analisi e valutazione. Quindi i volontari che voi potrete richiedere nei vostri programmi, nei vostri progetti, va da un minimo di 12 e a un massimo di 20 nel caso del programma di intervento localizzato su un territorio regionale o di provincia autonoma o di città metropolitana, 40 nel caso in cui ci sia un intento interregionale o addirittura nazionale. Ripeto, l'iniziativa si vuole rivolgere al maggior numero di soggetti possibile, quindi insomma vorremmo evitare una polarizzazione delle posizioni rispetto a uno o l'altro ente. Il programma è composto chiaramente da progetti e il minimo è la richiesta di quattro volontari, ma insomma dobbiamo
dobbiamo evitare, ovviamente, cioè i progetti devono essere non troppo parcellizzati, cioè non devono richiedere, quindi la parcellizzazione è sconsigliata perché non darebbe, diciamo, quella massa critica che ci consente poi di analizzare anche gli esiti e studiarne un po' il monitoraggio. Presentazione dell'istanza, chi di voi ha già programmato, ma immagino tutti gli enti titolari conoscono il sistema, quindi il sistema Helios, e quindi su questo vi do solo il riferimento del sito. Ovviamente nel momento dell'apertura del sistema informativo troverete tutti i manuali aggiornati che vi daranno, diciamo, come dire, un pochino le indicazioni per poter presentare le vostre istanze. E qui ci tengo adesso a aprire un momento, quindi a lasciare la parte tecnica su cui molti di voi, diciamo, sono più che esperti, ma su cui comunque potremo tornare anche con approfondimenti con i manuali di riferimento. Mi andava di spendere due parole su questo spirito che stiamo introducendo e rafforzando, e probabilmente in futuro il trend sarà quello, un intento e una volontà di, come dire, intensificare la collaborazione tra le parti e le reti di soggetti. Ecco, i programmi di intervento potranno avvalersi, no, della collaborazione anche di altri enti, non necessariamente quindi iscritti e accreditati all'Albo SCU. Abbiamo già, diciamo, proficuamente, devo dire, svolto, diciamo, in questo senso un esercizio con il Servizio Civile Digitale e l'esito è stato discreto. L'intento è quello di portare a una buona, diciamo, sviluppo dei temi che andiamo a proporre. E quindi in questo senso, gli enti, anche enti non accreditati all'Albo SCU, possono partecipare allo sviluppo dei progetti. In che modo? A livello di programma, ovviamente un ente titolare può costituire una rete. Una rete di soggetti significa individuare altri enti che magari non sono iscritti all'Albo SCU, ma con cui, diciamo, stilare il programma. O a livello di progetto, sempre individuazione di enti non iscritti, che chiamiamo partner a questo punto, quindi, ma che, diciamo, effettivamente affiancano l'ente titolare nelle attività, nella gestione delle attività del progetto. Allora, chiaramente l'ente iscritto all'albo, che è l'ente titolare, quindi specificherà poi il tipo di collaborazione o il tipo di partnership al momento di presentazione del programma o del progetto. Quindi questa modalità allargata di partecipazione consentirà eventualmente anche di abbracciare e di sostenere il nuovo tema che potrebbe non essere nelle competenze specifiche di alcuni enti titolari. Rete, e quindi le reti si riferiscono ai programmi di intervento e fanno riferimento accordi di rete che vengono stipulati con soggetti non iscritti all'albo che operano sul territorio e all'atto della presentazione dell'istanza l'evidenza dovrà essere data tramite un accordo tra le parti, no? Tra il proponente, il programma, che chiaramente è l'ente titolare, e i soggetti di rete. E quindi nell'istanza, sul sistema, no? Sul sistema Helios, voi diciamo, ci darete evidenza di questo accordo tra le parti e ne prendiamo atto e la collaborazione sarà quindi quella volta a stendere il programma. Vi ho parlato invece della partnership, anche qui la partnership sul progetto può essere quindi fatta con enti non iscritti all'albo, diversi soggetti che possono partecipare quindi, perché mettono a disposizione la propria esperienza, le proprie sedi, alcuni servizi. Diciamo, ecco, l'accordo di questo partenariato dovrà essere quindi sottoscritto dalle parti, dando evidenza delle attività che verranno svolte, no? Del perimetro di svolgimento di attività che è a carico del partner o dei partner individuati. Anche in questo caso l'accordo di partenariato va a
ovviamente presentato sul sistema informativo al momento di presentazione dell'istanza. Velocemente, forse ho pochi minuti, cercherò di darvi poi, una volta presentato l'istanza, diciamo quali sono i percorsi che abbiamo in mente, in modo congiunto ovviamente con il Ministero della Transizione Ecologica, di svolgere e che vedranno coinvolti tutti gli enti, diciamo, interessati al percorso. Il percorso di capacity building per gli enti aderenti, quindi noi abbiamo, diciamo, organizzato, organizzeremo dei moduli formativi dedicati agli enti che guideranno e sosterranno la sperimentazione, la formazione prima dell'avvio dei progetti e in particolare due webinar abbiamo pensato di voler svolgere. Con sempre in collaborazione fatto a quattro mani con il Ministero della Trasformazione Ecologica e due webinar di avvio, no? Prima dell'avvio dei progetti, quindi chiameremo di fatto i coordinatori dei programmi, i progetti e quindi chi condurrà il programma, l'iniziativa. Poi daremo anche un supporto durante l'esecuzione dei progetti e quindi faremo degli incontri volti a, diciamo, analizzare dei termini di monitoraggio sullo stato d'avanzamento dei progetti e dei programmi e quindi anche evidentemente a tirare dentro degli indicatori che possano leggere le eventuali dinamiche, i fenomeni che potranno svilupparsi nell'ambito dei programmi e dei progetti. Ovviamente poi ci saranno degli incontri di confronto alla conclusione, proprio alla conclusione della sperimentazione e quindi dei vostri progetti di intervento, proprio lezioni apprese e cosa trattenere. L'impianto invece di formazione dedicata agli operatori volontari vede una formazione generale che voi già conoscete. Questa è regolamentata dalle disposizioni vigenti, come sapete, ed è a cura degli enti. La formazione generale per gli enti che ci stanno seguendo e sono enti non di servizio civile si rivolge a dare ai ragazzi tutto l'impianto, diciamo, come dire, di conoscenza relativa al servizio civile, perché qui, diciamo, l'ambientale, no, è qualcosa che si cala in un contesto che è quello di servizio civile, quindi di formazione del ragazzo ad una cittadinanza attiva e consapevole. Quindi tutto l'impianto del servizio civile è a servizio ora dell'ambiente, chiaramente, e la formazione generale quindi è, diciamo, come dire, in conformità a quella che viene svolta, no? Da tutto l'impianto di servizio civile su tutti i progetti. È un po' un trade union del servizio civile, formazione data a tutti gli operatori volontari. Ci avvaliamo poi anche di una formazione specifica rivolta ai giovani e qui è interessante l'impianto delle 50 ore che saranno sviluppate in modo centralizzato, cioè dal Dipartimento con il Ministero della Trasformazione Ecologica, saranno formazione proprio di settore, 38 ore di formazione centralizzata, quindi gestita dai due ministeri sui temi specifici e almeno 12 ore erogate invece dall'ente, sempre sul tema specifico di riferimento. Qui vi ho già detto, abbiamo poi disciplinato, lo vedrete, la capacità di cioè formare i ragazzi dovranno essere, sarà fatta, cioè la formazione centralizzata, do qualche dettaglio, ma tornerete. Utilizzeremo tutti i canali, chiaramente la formazione, seminari interattivi, chiaramente su piattaforma, ma abbiamo ipotizzato circa 16 ore, e i moduli online di apprendimento, e questi saranno sviluppati, messi a disposizione ai ragazzi, l'impianto immaginato è di circa 22 ore. Servizio continuo di FAC dedicate ai volontari, questo è il compendio. Se vado a fare una focalizzazione, diciamo, sulle competenze che ci aspettiamo di dare ai ragazzi alla fine di questo servizio civile ambientale, ecco, oltre alle no note attestazioni che sono rilasciate dall'ente e certificazioni rilasciabili eventualmente dall'ente, ce ne darete evidenza in sede di presentazione dell'istanza.
si aggiungeranno, no, dei percorsi, proprio è l'attestazione che stiamo costruendo, è quella sperimentale di competenze verdi e quindi questo sarà uno degli oggetti, diciamo, che prenderanno forma proprio con questa sperimentazione. Roadmap velocissimamente, contiamo auspicabilmente, insomma, di pubblicare l'avviso agli enti entro la fine del 2021. Andremo poi successivamente a pubblicare il bando per gli operatori volontari di selezione entro la fine del 22, quindi diciamo l'avvio quindi dei ragazzi sarà ipotizzabile per secondo una calendarizzazione che definiremo insieme in modo dettagliato entro il primo semestre del 2023. I riferimenti li conoscete e i nostri siti, anche il consigliere Del Giorgi citava il Giovani 2030, citava come anche possibilità di canalizzare, diciamo, tutte le informazioni relative alle iniziative sui ragazzi, quindi questa come tutte le altre, e quindi lì troverete poi tutti gli aggiornamenti che daremo anche in merito in merito agli sviluppi sulla manualistica. Io con questo avrei finito. L'email nostra di riferimento, chiaramente, qualora voi voleste approfondire o comunque, diciamo, poi ne daremo evidenza anche su quando pubblicheremo gli atti sul sito, è quella di programmazione scu@servizio-civile.it. Ve la indico come email su cui potete canalizzare eventualmente anche richieste specifiche alla quale, insomma, possiamo dar seguito in un secondo momento.